La città di Leopoli, nell'ovest dell'Ucraina, non è ancora sotto assedio diretto da parte dei russi. Qui, per ora, la guerra si combatte soprattutto attraverso simboli e immagini. Questa tipografia, ad esempio, ha messo i propri macchinari al servizio del paese, stampando striscioni e manifesti di propaganda patriottica. Messaggi di sostegno alle forze armate e alla popolazione che resiste all'invasione. Questi slogan patriottici motivano il nostro popolo e i nostri soldati. Lo facciamo per rinsaldare lo spirito combattivo degli ucraini. Qui c'è scritto che questa è la nostra terra e non permetteremo che nessun territorio ci venga sottratto. Crimea, Donbass, regione di Lugansk, tutto questo è l'Ucraina e non cederemo nulla. Gli stessi slogan, insieme a immagini anche molto dirette, si trovano in diversi negozi della città. Souvenir sia per chi ha scelto di partire con un ricordo patriottico, sia per chi resta come simbolo di riconoscimento. Propaganda o no, i russi sono venuti nella nostra terra e dobbiamo difenderci. Mia madre mi dice di andare via perché quando cadrà una bomba non avremo più una casa. Ma per andare dove? Nelle strade di Leopoli non mancano disegni e cartelloni, sia quelli ufficiali sugli edifici pubblici, sia quelli confezionati dagli artisti di strada, che oppongono la loro creatività all'invasione armata.